Professoressa Castagioni, lei è la responsabile dell'inclusività dell'Istituto Alberghiero. Quest'anno avete pensato, in occasione della festa di San Giuseppe, di aprirvi al territorio e siamo qui nella chiesa madre di Sciacca e siete in una fase di allestimento, domani sarà tutto pronto. Sì, finalmente si ritorna ad interfacciarci con il territorio, come dopo 2 anni di pausa l'arciprete Giuseppe Marciante ci ha concesso di allestire l'altare presso la Chiesa Madre proprio per rivolgerci alla cittadinanza in maniera ancora più ampia. I ragazzi hanno preparato i pani come al solito presso i nostri laboratori e la tematica di quest'anno è il pane di Sant'Anna, la frazione di Caltabellotta, dove la tradizione ancora perdura con uno spirito proprio originario di convivialità che oggigiorno si ritrova solo nei piccoli borghi. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza a venire qui a vedere il vostro altare che domani sarà, come ho già detto, pronto, ma si potrà vedere anche nei giorni a seguire. Sì, sarà aperto nelle giornate di sabato, domenica, lunedì e martedì. Martedì avremo il secondo tempo, diciamo così, dell'evento, la tavolata. Gli altri anni l'abbiamo fatto nel sito dove è stata allestita l'altare. Quest'anno per le restrizioni Covid non è stato possibile, la faremo presso il nostro istituto. E avremo l'onore di ricevere a pranzo dei ragazzi, delle persone di originalità ucraina e russa, proprio per includere e abbracciare anche questo dramma che stanno vivendo questi due popoli e il mondo intero con loro.